domenica prossima contro l'Udinese sarà davvero vietato sbagliare. Il Pescara, insomma, convivrà con l'imperativo di vincere. Situazione non proprio propizia sul piano meramente psicologico, ma ormai non ci sono alternative. Il realismo di Antonio Bocchetti. Se noi ci sbilanciamo troppo, poi perdiamo 4 gol. L'abbiamo fatto più di una volta. Se poi ci difendiamo troppo, comunque perdiamo, perché nelle ultime partite ci siamo difesi un po' troppo e abbiamo perso lo stesso. Dobbiamo cercare di trovare un giusto equilibrio, cercare di stare lì e cercare di coprire in contropiede oppure cercare di sbloccare la partita. A noi ci manca il risultato, purtroppo, per avere un po' di entusiasmo, perché perdere sempre è brutto, veramente triste. E comunque un fatto è certo, per Bocchetti il problema non è fisico. La squadra corre tanto, però purtroppo corre male, nel senso corriamo male, cioè, non è detto che non corriamo, anzi, noi corriamo pure troppo, allora. E cercare di comunque correre meglio in campo. Semmai, secondo l'esperto difensore napoletano, tra i migliori contro la Lazio, l'ostacolo è soprattutto psicologico. Si riesce a lottare, si riesce a stare bene in campo fino al primo gol della squadra avversaria. Si è evidenziato soprattutto contro il Cagliari, che c'erano, penso, mezz'ora abbondante. Subentra un po' di rassegnazione. No, rassegnazione, però purtroppo quando vai sotto con la tua diretta concorrente, dopo è dura. E poi il discorso tattico per Bocchetti non rileva tanto il sistema di gioco, quanto invece l'atteggiamento. Secondo me è decisivo l'atteggiamento, mo, al di là del modulo, perché ne abbiamo provato quasi tutte, l'abbiamo provata. Va meglio così con la difesa a 5? Oppure... Vedendo i risultati, cioè, noi abbiamo giocato a 5 e abbiamo perso 2-0. Sì, ci sono stati dei gol molto belli, eccezionali, da fuoriare. Comunque, al di là dei fatti, hai difeso meglio, però hai perso lo stesso. Quel discorso della coperta corta, che è interessante, lo faceva anche Stroppa, io ricordo. Si parla anche della sterilità degli attaccanti, però purtroppo noi agli attaccanti diamo poco aiuto. A volte diamo delle palle impossibili. Dobbiamo cercare di difendere in 11 e cercare di attaccare con più giocatori. Perché comunque noi per vincere la partita bisogna attaccare. Assai positivo inoltre il giudizio di Antonio Bocchetti sulla danese Kroldrup, che sta per concludere il periodo di prova. Secondo me è un grandissimo giocatore. A me mi sta strano che un'altra squadra non abbia puntato su un giocatore così. Una struttura importante, dopo tanti mesi uno mette la pancetta, sai, invece lui fisicamente è eccezionale. Chiusura sul contratto in scadenza. Le priorità, dice Bocchetti, sono altre, tanto che ci scherza su. In questo momento qua è proprio l'ultimo dei problemi. Abbiamo parlato della differenza di pochi milioni di euro tra domanda e offerta. È una battuta. Io ho chiesto 2 milioni di euro, loro me ne da uno, e quindi siamo, è quel milione che balla.